chissà qual è la passione che ci sta per portare il prossimo ospite. Questa sera a Caffè Novecento parliamo di storia, stiamo parlando di tante storie, ma quando un'azienda ha più di 100 anni di esperienza veramente entrano in gioco valori, emozioni, sentimenti, ricordi anche che portano con sé tanti record, tanti successi. È il caso di una industria aeronautica italiana che si chiama Secondo Mona. Allora, questa sera è con noi a Caffè Novecento la dottoressa Claudia Mona. Buonasera. Buonasera. E benvenuta, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buonasera. Sono veramente tanti anni di storia per Secondo Mona. Sì, infatti il bisnonno iniziò nel 1903 con una sua piccola officina di costruzione e vendita di cicli e motocicli, per poi appassionarsi a quello che era l'attività dei primi pionieri di volo sui campi dell'attuale Malpensa. E partecipando come appassionata a questa attività, poi iniziò a dedicarsi alle revisioni dei primi motori aeronautici per poi andare a progettare in proprio e a produrre equipaggiamenti di bordo, quindi parliamo di serbatoi, radiatori, carburatori, pompe, valvole, filtri e altri equipaggiamenti. Già all'epoca iniziò ad aprire le prime collaborazioni internazionali con industrie francesi, tedesche ed inglesi, collaborazioni che in parte sono ancora attive, e in quegli anni, parlo degli anni 20 e 30, l'azienda contribuì in maniera significativa anche coi propri prodotti ai numerosi voli, numerosi record di volo e di distanza che l'aeronautica italiana ottenne in quegli anni, e alle famose trasvolate verso le Americhe. Certo, i grandi successi che erano stati tra gli altri di Italo Balbo, di tutti, diciamo, i pionieri appunto di queste cose. E tutto è iniziato sempre a Varese, siete sempre stati a Varese? Sempre a Somma Lombardo, sì, sulla strada del Sempione, per poi rapidamente trasferirsi in quello che è l'attuale stabilimento e sede dell'azienda. In questo percorso, dopo gli anni 20 e 30, si arriva agli anni 50. Esatto, quindi l'azienda dovette affrontare il dopoguerra in una situazione difficile in cui dovette diversificare le proprie produzioni perché l'Italia non era più in grado di poter progettare e produrre velivoli. Non era andata tanto bene, diciamo. Esatto, non era seduta dalla parte giusta del tavolo. Esatto. Nelle trattative finali, e quindi solo quando questo veto cadde e si riprese l'attività aeronautica con il G91 della Fiat Aviazione e la Secondo Mona fu pronta nuovamente ad affiancare i costruttori con le proprie competenze in campo prevalentemente meccanico, come capacità di gestire i fluidi a bordo di un velivolo. E qua si arriva ai giorni d'oggi? Si arriva progressivamente ai giorni d'oggi attraverso i vari programmi internazionali e multinazionali europei che ci sono stati, che hanno segnato il percorso delle industrie aeronautiche italiane, quindi parliamo dell'F-104, del Tornado, dell'Eurofighter, degli elicotteri NH-90 e H-101, per arrivare ai giorni nostri in cui siamo riusciti a fare anche il salto da fornitori di singoli equipaggiamenti a fornitori di sistemi completi. Questo salto di capacità organizzativa e livello tecnologico ci ha permesso di vincere diversi sistemi di alimentazione, distribuzione e misurazione carburante a bordo di nuovi elicotteri di Augusta Westland, a bordo del nuovo addestratore di Alenia Ermacchi, ma anche di programmi all'estero, per esempio un business jet della Pilatus, un addestratore turco, altri sottosistemi sugli elicotteri franco-tedeschi. Insomma, un successo dopo l'altro, esatto. Si può dire. Allora, abbiamo parlato tanto di storia, parliamo adesso un po', dottoressa Mona, di prodotti. Perché poi la storia l'hanno fatta anche i prodotti. La storia sicuramente l'hanno fatta i prodotti, sono prodotti che non si vedono perché stanno dentro alle fusoliere e alle ali dei velivoli, quindi non sono percettibili dal pubblico quando sale a bordo di un aereo. Sono prodotti prevalentemente ingegneristici che vengono progettati ad hoc su specifica cliente, non abbiamo un catalogo prodotti, richiedono un lungo processo di studio, di progettazione per andare poi
in produzione dopo lunghe fasi di collaudo e di certificazione. I prodotti, per citare alcuni esempi, anche magari che possono essere comprensibili, noi forniamo per esempio a Rolls-Royce quello che è il turbo dell'Eurofighter, ecco, l'unità di post-combustione per il motore dell'Eurofighter, piuttosto che invece abbiamo sviluppato il sistema fumogeno per la pattuglia acrobatica, quindi quando ci sono le manifestazioni, le frecce tricolori, delle frecce tricolori, e quelle verde, bianco e rosso, li facciamo noi. Altri prodotti che possono essere curiosi sono per esempio degli azionatori elettromeccanici per il ripiegamento della coda e delle pale di elicotteri che vengono imbarcati nelle navi. Quindi proprio dei prodotti molto specifici che vengono realizzati su richieste dei costruttori in base alle prestazioni che il velivolo deve avere. Dottoressa Mona, è dal 1999 che il vostro fatturato è in crescita. Due segreti di successo possono essere, è una domanda, la familiarità della vostra azienda e sicuramente anche la puntualità, poi la precisione nelle consegne. Direi sicuramente sì, noi abbiamo continuato a investire nell'azienda, quindi a continuare a permettere una crescita organica dell'azienda che fosse gestibile nelle sue dimensioni per uno sviluppo diciamo costruttivo sia di tipo tecnologico che organizzativo e produttivo. Inoltre la dimensione familiare permette da un lato flessibilità e rapidità, dall'altro anche una visione sempre di medio-lungo termine. Certo, questo è veramente molto importante. Abbiamo parlato di passato, vediamo un po' il futuro che secondo lei, dottoressa Mona, si prospetta per un'azienda così importante. Sì, noi vediamo un futuro attualmente piuttosto indirizzato verso l'Asia, dove ci sono una serie di nuove nazioni aeronautiche, nel senso che sono nazioni che vedono l'industria aeronautica come un prestigio del paese, per cui magari hanno passato diversi decenni ad essere dei costruttori su licenza, magari su licenze americane o sovietiche, parliamo ancora di Unione Sovietica, e che ora invece hanno avuto l'ambizione e la capacità di realizzare delle industrie nazionali partendo dalla progettazione. A questo punto noi vediamo la possibilità di inserirci con le nostre competenze sui loro programmi nazionali e quindi abbiamo già ottenuto dei contratti in India, in Cina molto più recentemente, in Indonesia oppure anche in Turchia o in Corea. Certo. Vediamo sicuramente degli sviluppi interessanti in questa direzione. Beh, sicuramente in Corea, soprattutto una delle due Coree è piuttosto ambiziosa, diciamo, sì, così, sì, da un punto di vista sì, anche, quella sud. anche militare, e speriamo che ne facciano sempre un uso razionale, se non altro. Certamente. Ecco. Un'ultima cosa, abbiamo parlato di prodotti, ci sono dei servizi che accompagnano questi prodotti, quali sono? Ecco, sì, senz'altro, questo è un punto interessante, c'è tutta una parte di supporto prodotto che parte dalla manualistica tecnica e dalle istruzioni proprio che vengono date di impiego dell'equipaggiamento e vanno poi anche a tutta la fase di vendita di ricambi, manutenzione, revisione, rimessa in efficienza del prodotto, perché il nostro prodotto viene anche sbarcato dagli aeroplani dopo 8 ore di volo, piuttosto che una certa durata di tempo per essere ricollaudato e ridargli le ore di volo per il quale è stato progettato l'equipaggiamento. Questo servizio viene fatto anche per i velivoli che sono di stanza in Italia, nelle varie basi dell'aeronautica, dell'esercito, della marina, anche quindi per prodotti non nostri ma di altri costruttori, per esempio americani, per i quali abbiamo la licenza. Benissimo. Grazie secondo Mona, allora alla dottoressa Claudia Mona, grazie per essere stata con noi questa sera. Grazie a voi. Grazie davvero. E ci vediamo con un altro ospite immediatamente.